sicuramente approfondita, è anche uno studio approfondito. Sicuramente qui si apre il tema poi che cosa possiamo fare noi. Io credo che quel tipo di valutazione è un tipo di valutazione che riguarda un controllo reputazionale, cioè nel senso noi facciamo un controllo, lo mettiamo sui siti e lei l'ha potuto leggere. Io credo che questo sia il più grande controllo di questo mondo. Teniamo conto che però quel tipo di controllo riguardava la vecchia governance di infrastrutture lombarde. Io non abbiamo, ovviamente, noi monitoriamo poi a distanza di tempo, soprattutto nei luoghi in cui ci sono stati problemi. Infrastrutture lombarde certamente è uno degli enti che anche per l'importanza strategica sarà di monitorare. Però a me non risulta che Infrastrutture lombarde non ha una governance, almeno io ho conosciuto una persona che è stata presentata al presidente Marulli come amministratore, nuovo amministratore di Infrastrutture Lombarde, non so se sia vero o no, ma lo do per scontato. E tra l'altro voglio dire una cosa, posso raccontare, penso, una vicenda specifica perché sia chiaro. Un giorno il presidente Marulli è venuto con l'amministratore, che è l'amministratore delegato, sì, no, il nome è più grande, non me lo ricorderei mai, l'amministratore delegato di Infrastrutture Lombarde, perché c'era in ballo la questione che riguardava la gara che era stata oggetto delle indagini di Expo, e ci chiesero, in un'ottica che noi facciamo con tutte le stazioni appaltanti nei limiti del possibile per le vicende più importanti, come si poteva fare a limitare in una gara che era stata svolta non si dovesse ricominciare da capo. Noi consigliamo, secondo me, un criterio valido in assoluto, Città della Salute, la nomina delle commissioni estratte a sorte. Questa sembra una stupidata, all'Expo lo stiamo facendo ed è un piccolo uovo di colore che abbiamo fatto. Questo mi risulta che l'hanno fatto, dico, questo eviterà la corruzione. Io credo la rende più difficile. Ma a sorte tra chi? A sorte tra una serie di soggetti di candidati pubblici. Noi abbiamo dato all'Expo le linee guida su come poter procedere. Certo, non è che possono estrarre a sorte tra i cittadini, li estrae a sorte tra un elenco di soggetti che vengono dati alle amministrazioni pubbliche, università, consigli degli ordini. Certo, voglio dire, a me non mi hanno chiamato, chissà come mai. Però è molto più difficile mettere d'accordo per persone estratte a sorte in 30, 40 o 50. Io credo che questa sia una chiave di volta, forse non garantisce al 100%, però rispetto a qualcosa di meno sicuramente garantisce. L'ultima cosa, l'applicabilità dei piani anticorruzione dei partiti politici non è purtroppo possibile. Però è vero, noi lo stiamo dicendo da sempre, la necessità di una trasparenza delle attività che riguardano i partiti politici. E dirò di più, io sono convinto che la trasparenza si debba estendere soprattutto alle associazioni all'atere dei partiti politici, perché i partiti politici non esistono più. Le fondazioni e le associazioni devono essere realmente trasparenti. Fa fare una domanda, era brevissima, non... Vabbè, allora le lascio un volantino. Volevo soltanto dire solo